Eder, Mac, Pallister. Nel giugno 2016 il sensitivo Mario Alocchi fece una deposizione alla stazione Carabinieri di Civitavecchia in cui collegava Scarperia ai delitti del mostro di Firenze. Il programma Far West ha ora, incredibilmente, fatto lo stesso collegamento. Ieri, mentre ero a casa, ho visto una replica di Far West quando hanno parlato, quando Salvo Sottile ha parlato appunto del caso del mostro di Firenze. E ha collegato questi fatti alla città di, appunto, di Scarperia, San Piero a Sieve. Il sensitivo Locchi nel 2016, quando iniziò a fare la sua indagine esoterica, che poi col tempo è andata avanti, ho scoperto anche diverse cosucce, però diciamo che la prima volta che io sono andato, appunto quando ho iniziato a svolgere indagini esoteriche proprio sulla faccenda del mostro di Firenze, mi sono recato nel 2016 al cimitero di Scarperia. Entrato in questo cimitero ho trovato una tomba. Mentre ero appunto all'interno di questo cimitero ho trovato una persona. Questa persona stava lì, non so che cosa stava facendo, però questa persona conosceva la persona che era appunto defunta e mi disse di cosa era morto e mi disse che lavoro faceva. Ora io dico che nel 2016 feci anche una relazione di ciò che ero andato a fare appunto al cimitero di Scarperia, feci una relazione e la consegnai alla stazione Carabinieri della città dove io risiedo. È stata poi, praticamente non ho saputo più niente, ma ieri, quando appunto ho visto la trasmissione di Far West, Salvo Sottile ha collegato questo paesino di Scarperia appunto ai fatti legati al mostro di Firenze. Ora, il sensitivo in questa città, in questo paesino, che saranno 12.000 persone, ci è arrivato attraverso i suoi poveri strumenti, ma Salvo Sottile non credo che ci sia arrivato tramite appunto la radiestesia. Non penso che lui sia un sensitivo, lui ci è arrivato a questa città tramite qualcuno che gli abbia potuto dare questa informazione. Ora, io non conosco Salvo Sottile, non ci ho mai parlato, tant'è vero che poco fa io ho anche scritto un'email. Perché? Perché a mio parere il mostro di Firenze ha a che fare con questa cittadina, che su appunto sono 12.000 abitanti, all'incirca 12.000 abitanti. È mai possibile che in 12.000 abitanti non si riesca a capire chi fosse il mostro di Firenze? Ora, io sono convinto al 100% di quello che ho visto, e Salvo Sottile nella sua intervista, nel suo servizio che ha fatto, ha appunto confermato questo paese, questa località che si trova vicino a Borgo San Lorenzo. Scarperia vicino a Borgo San Lorenzo, dove nel 1974 il mostro di Firenze fece le sue seconde vittime, perché il primo c'è stato nel 1968 e il secondo appunto nel 1974 a Borgo San Lorenzo, e Borgo San Lorenzo è linea d'aria 2-3 km da Scarperia. Ora, io vorrei appunto approfondire questa situazione, questa faccenda, tant'è vero che quanto prima, anche insieme a Edere, quando andremo appunto, ci recheremo in Toscana, vorrei appunto approfondire questa, recandomi nuovamente appunto a Scarperia. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.